Eccoci, bentornati in diretta con il nostro Instant Focus. Ve l'avevamo promesso, insomma, una breve break, una breve pausa dai mercati, dalla situazione politica, economica. Ci dedichiamo allo sport e a una città in particolare, la città di Miami negli Stati Uniti, che ieri per la prima volta in assoluto nella storia ha ospitato un gran premio di Formula 1, un gran premio che tra l'altro si è concluso con la vittoria di Max Verstappen. Comunque le Ferrari sono andate bene, sono salite entrambe sul podio, Leclerc e Sainz. Leclerc che tra l'altro mantiene la vetta poi nella classifica piloti, così come la Ferrari in testa quella dei costruttori. Comunque, ecco, il Gran Premio di Miami è l'ultimo tassello, potremmo così definirlo, per quanto riguarda la concentrazione di eventi sportivi di altissimo livello proprio nella città della Florida, che rischia insomma di scalare il ranking per quanto riguarda la città più sportiva degli Stati Uniti. Vedremo insomma se è effettivamente così. Lo chiediamo a Matteo Gandini, che è uno dei massimi esperti in Italia di sport americani, commentatore di NFL per DAZN. È sempre un piacere, Matteo, averti con noi, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Ciao Valentina, piacere mio, buongiorno a tutti. Ecco, Matteo, innanzitutto insomma ti chiedo, proprio riallacciandomi alle immagini di tripudio, di grande partecipazione popolare del Gran Premio di Miami di ieri, a cui abbiamo assistito, te lo aspettavi, ecco, questa veramente grande passione degli americani per la Formula 1, che non è uno sport proprio made in USA? In realtà, quando si parla di motori negli Stati Uniti si parla di NASCAR, si parla di IndyCar, ma non certo di Formula 1. Ecco, come te lo spieghi? Ma credo che sia un aspetto molto interessante, davvero un caso da studiare, perché è l'ennesima dimostrazione di come gli americani riescano a costruire eventi, a creare eventi importanti praticamente su tutto in modo quasi artificiale. Come dici giustamente tu, la Formula 1 negli Stati Uniti fino a qualche anno fa veramente non sapevano neanche cosa fosse. Poi negli ultimi anni ci sono stati investimenti più forti, ESPN ha acquisito i diritti del campionato da 3-4 anni a questa parte, quindi qualcosina si è cominciato a vedere anche nei principali notiziari sportivi e televisivi, dopo che, ripeto, per tanti anni la Formula 1 non era minimamente nell'interesse degli americani. Come dicevi tu giustamente, le corse americane più seguite sono quelle NASCAR con le ruote coperte oppure l'IndyCar. È comunque un fenomeno anche molto regionale, nel senso che per esempio il sud degli Stati Uniti è una parte della nazione in cui tradizionalmente gli sport motoristici sono più seguiti, a nord si seguono un po' meno, è un interesse comunque abbastanza limitato, sicuramente più basso rispetto agli sport tradizionali invece non motoristici come football, come baseball e come basket. Di Formula 1 nessuno sapeva niente fino a qualche anno fa, sono stati fatti investimenti ed è stato creato davvero ad hoc, in modo quasi artificiale, questo evento. Che testimonia, che conferma ancora una volta quanto gli americani siano bravissimi a creare eventi di portata, che poi diventa una portata clamorosa, però concretamente quasi sul nulla, in modo totalmente artificiale, perché, ripeto, si è ampliato un interesse che in realtà negli Stati Uniti non c'è di per sé. Quello che agli americani però piace è partecipare al grande evento, vivere il grande evento, e allora ho letto di cifre pazzesche sia per, sì, i biglietti che per gli hotel. Ma io penso che di quelli che hanno pagato quelle cifre, gente che conoscesse piloti ce ne fosse praticamente zero, o anche gente che abbia guardato veramente la gara dall'inizio alla fine. Gli americani vanno a vedere questi eventi per esserci, vanno per mangiare, vanno per stare insieme, per chiacchierare, per sentire di essere presenti a un grande evento. Poi magari dell'evento in sé non interessa neanche tantissimo, e soprattutto la conoscenza specifica dello sport in questo caso penso che fosse veramente poca. Eh sì, è vero, una caratteristica insomma tipicamente americana, essere parte poi del grande evento, dello show, e magari l'aspetto sportivo o proprio quello della regola, della conoscenza, della disciplina passa un pochino in secondo piano. Ma Matteo, ecco, ti sei chiesto, io mi sono chiesta, e rivolgo a te la domanda, come mai in questo momento Miami sta chiamando, diciamo così, così tanto sport? È un qualcosa che, non so, riguarda, è legato magari alla popolazione, che ha una forte componente ispanica, latina, è un qualcosa che è legato al clima, per cui insomma con quelle temperature c'è anche più voglia di praticare attività sportiva? Perché abbiamo parlato sì di Formula 1, ma in realtà Miami è una città che vanta una grandissima insomma tradizione per quanto riguarda il basket, per quanto riguarda l'NFL e addirittura anche per quanto riguarda l'hockey. Ecco, è la nuova città dello sport degli Stati Uniti.
Ma guarda, anche qui il discorso è abbastanza, secondo me, complicato, nel senso che io ho visto due Super Bowl a Miami, ne ho visti 11 in totale, e devo dirti che i Super Bowl visti a Miami sono stati diversi dagli altri, nel senso che c'era molto meno l'atmosfera del grande evento. Mi spiego meglio, quando c'è un Super Bowl in città più piccole come Phoenix, come Detroit, quello è veramente l'evento del decennio e allora si sente che c'è un'atmosfera da grandissimo evento e che tutta la città è coinvolta. I Super Bowl invece giocati in città come Miami, dove ne hanno fatti veramente tanti, quindi è diventata quasi un'abitudine, o anche Los Angeles, sono città intanto molto più dispersive e sono città in cui se non sei nei luoghi del Super Bowl, quindi lo stadio, il media center, il palco dove fanno gli spettacoli, in tutto il resto della città non te ne accorgeresti neanche se non lo sapessi che c'è il Super Bowl in quel momento, perché Miami è una città in cui le attrattive turistiche sono così tante, c'è il mare, ci sono mille locali, ci sono mille cose da fare, che la gente è abituata a vivere gli eventi, ad ospitare così tanti eventi, che sicuramente lo si sente molto meno. Poi, come dicevi tu, c'è secondo me una compartecipazione di fattori diversi, il clima, il fatto di avere una città multiculturale che quindi favorisce la possibilità di creare eventi, di organizzare eventi anche magari per alcune culture, perché ce ne sono lì così tante. E poi il fatto che un evento a Miami può essere sfruttato a livello commerciale molto di più che in altri posti, perché evento negli Stati Uniti significa anche tanti eventi collaterali, quindi tutti gli sponsor che organizzano feste, i locali che organizzano feste, visioni collettive, e questo a Miami genera un indotto molto superiore perché i locali sono molto di più, le possibilità di sfruttare questo evento per tutto quello che è collaterale sono molto più numerose. Quindi se fai un evento a Minneapolis dove fa freddo, dove non c'è così tanta vita, diciamo, lo puoi sfruttare meno commercialmente, quindi le aziende, le leghe, le discipline sportive sono tutte più portate a organizzare eventi a Miami perché sono molto più sfruttabili commercialmente. Penso che sia questo il motivo principale per cui a Miami c'è così tanto sport. Poi, per esempio, se vai a vedere la squadra di baseball, i Marlins hanno una capienza allo stadio che è molto più bassa rispetto ad altre squadre, perché il baseball, pur essendo uno sport che si gioca al caldo, in quella zona della Florida non è così seguito come in altre zone. Però comunque i Marlins rimangono lì perché, ribadisco, un evento a Miami, eventi, partite, grandi eventi, soprattutto a Miami, significa poter creare tante attività collaterali che rendono più ricco poi tutto il contorno. Certo, ecco, ma visto che siamo sportivi, ci piace parlare di ranking e di classifiche, ho detto appunto, vediamo dove si posiziona adesso la città di Miami per quanto riguarda le città più sportive degli States. C'è naturalmente in cima New York che ha il maggior numero di franchigie, poi naturalmente non possiamo non citare Chicago, soprattutto per quanto riguarda l'MLB, e naturalmente Boston che ha un numero di squadre inferiori, ma è una delle città più vincenti in assoluto, 38 titoli per quanto riguarda gli sport professionistici, di cui 17, correggimi se sbaglio, se li sono portati a casa solamente i Celtics. Ecco, Miami, può secondo te, diciamo, avanzare in questo ranking, tra delle squadre più sportive degli States? Beh, come numero di vittorie non se la passano benissimo ultimamente perché i Dolphins per l'NFL sono tanti anni che vanno male, i Marlins del baseball hanno vinto qualcosina in passato, ma non sono sicuramente una delle squadre top, e gli Heat del basket, sì, sono ai playoff, sono fra tutte la squadra che se la passa meglio 2 a 2, sicuramente. giusto? Siamo sul Esatto, 2 a sì, 2 con i stanotte, Sixers. sì, esatto, con i Sixers, Quindi sì. comunque sono i playoff e sono quella che se la passa meglio. C'è anche un tipo di seguito molto diverso a Miami rispetto alle città che tu hai citato. Storicamente i tifosi delle città del nord-est degli Stati Uniti, Philadelphia per esempio in particolare, ma anche Boston e anche molto New York, sono tifosi molto hardcore, nel senso che mettono molta pressione sulla squadra, non a livello chiaramente dell'Europa, però lì c'è veramente sempre grande aspettativa, c'è sempre grande critica sia da parte della stampa che da parte dei tifosi alle squadre. A Miami c'è molto meno tifo. A Miami la gente che va a vedere gli Heat o i Dolphins, per buona parte magari sono turisti oppure gente che è a Miami a svernare, quindi che non ha così tanto l'identificazione con la squadra. Quindi è una città in cui si organizza tanto, ma non c'è così tanta passione per le squadre sportive come a New York e come a Boston. A Boston i Red Sox, ma anche i New England Patriots e il football sono veramente, per chi vive lì, per gli abitanti di Boston o della zona, sono una religione, sono una squadra che è molto molto tifata e molto molto seguita. A Miami la gente va a vedere le partite, ma non c'è così tanto tifo, sono spesso turisti, sono spesso gente che va a divertirsi, e davvero lì
c'è, si vive quello che è il modo americano di vedere le partite, ovvero semplicemente andare all'evento senza davvero tifare. Show e business, insomma, ecco, possiamo condensare così il tuo ragionamento. Tra l'altro abbiamo citato appunto il basket, abbiamo citato l'NFL e dobbiamo citare anche il tennis, perché insomma il torneo di Indian Wells viene definito il quinto slam proprio per appeal, per capienza dello stadio, quindi come dici tu una vera e propria concentrazione di attenzione e naturalmente anche di soldi, dobbiamo dirlo. Ecco, ma tu Matteo, che proprio sei stato a Miami, abbiamo detto all'Hard Rock Stadium, hai assistito dal vivo e anche commentato due Super Bowl, dai una dritta, ecco, a chi ci segue da casa, se i nostri telespettatori avessero la possibilità insomma di fare un tour sportivo della città di Miami, quali sono le tappe irrinunciabili? Beh, guarda, allora intanto se io dovessi consigliare a qualche appassionato di fare un tour sportivo negli Stati Uniti, non partirei da Miami, ma io manderei più la gente sulle città del nord-est, perché a New York, a Boston, a Philadelphia ci sono sicuramente impianti sportivi più storici e si vive di più l'evento sportivo, perché lì, come ti dicevo prima, c'è passione per le singole squadre, poi è sempre passione all'americana, quindi non esiste il tifo ultra, non esistono i gruppi di tifosi, non esistono i cori al palazzetto, allo stadio, però in quelle città veramente c'è un'identificazione importante fra squadra e pubblico. A Miami, ti ripeto, è veramente solo show, è veramente business, poi è chiaro che è una città bellissima da vivere perché fa sempre caldo, perché il panorama è molto molto bello, però andare a vedere una partita degli Heat, il fattore campo è totalmente nullo, è sicuramente un'esperienza che consiglierei a tutti di andare a vedere gli Heat, se si va d'inverno invece andare a vedere all'Hard Rock Stadium i Miami Dolphins, piuttosto che andare a vedere i Marlins che giocano in uno stadio sempre lì vicino nella zona, però ti ripeto, non è una città in cui andare a vedere, secondo me, le partite delle squadre locali, allora piuttosto è una città che diventa interessante quando c'è un grande evento, come può essere il Gran Premio, come può essere il Super Bowl, come può essere il torneo di tennis, però le squadre locali a Miami non hanno tutto questo seguito, non sono tutto questo spettacolo a livello di pubblico e di interesse. Ci sono i college, c'è l'Università di Miami che per esempio è una delle università anche a livello di football con la maggiore tradizione, però ti ripeto, è una città da grande evento, le squadre che vivono a Miami, che giocano stabilmente a Miami, sono seguite in modo molto molto distratto e più per la parte show sicuramente che per la parte completa del gioco. Insomma, se volete vedere la vera passione sportiva degli States, magari appunto andate New York, a New York, esatto. Invece se volete fare un po' di bella vita da jet set e godervi anche un evento sportivo, allora Miami è la destinazione giusta. Ma a proposito, ecco, un'ultima curiosità, perché ci aspetteremo da Miami appunto tante così iniziative per quanto riguarda gli sport che abbiamo citato, cioè il football, il basket, addirittura la Formula 1, ma certo non ci aspetteremo mai, non ci saremmo mai aspettati questo exploit della NHL, perché insomma quando si parla di ghiaccio il riferimento poi con la città del sole non è proprio così immediato. Invece abbiamo visto che i Lightning e i Panthers addirittura stanno dominando e la scorsa stagione e questa addirittura vogliono monopolizzare il campionato, non solo nel presente ma addirittura anche nel futuro. Ecco, come te lo spieghi questo exploit del ghiaccio bollente, lo definiamo così, in una città invece dove fanno appunto sempre 30 gradi? Sì, questo effettivamente è strano e particolare, perché poi negli Stati Uniti tradizionalmente la NHL ha come propri punti principali di tradizione le squadre canadesi, le squadre di stati come il Minnesota, stati chiaramente più a nord. Questo è molto particolare, credo che non ci siano motivazioni specifiche se non il fatto che tanto la città di Miami storicamente, quando si parla di mercato di free agent, quindi giocatori liberi in scadenza di contratto di andare ovunque, è sempre piuttosto, diciamo, attrae parecchio i giocatori, perché a Miami la gente ci sta volentieri e perché anche a livello di business i giocatori che magari hanno degli investimenti o possono sfruttare la loro popolarità a Miami lo possono fare meglio che in altre città. Quando spesso nell'NBA o anche nell'NFL si parla di free agents, Miami magari un piccolo vantaggio ce l'ha nei confronti delle altre città, perché tanta gente vuole andarci per vari motivi che non sono soltanto dipendenti dai soldi che gli vengono offerti. Quindi questo sicuramente aiuta a creare delle squadre vincenti in tutti gli sport, perché lì puoi attirare meglio i free agent. Questo penso che sia il motivo principale. Poi
come tutte le leghe americane, l'NHL è una lega in cui c'è una tale parità a livello di regolamenti che tutte le squadre possono nel giro di pochi anni certo. diventare squadre forti. Quindi se il proprietario o il general manager, i dirigenti fanno le scelte giuste sia nel draft che a livello appunto di free agents, possono creare una squadra vincente indipendentemente da dove si giochi. Però sicuramente fa specie, perché non è Miami una città in cui si parla di tradizione nell'hockey. Quando pensi all'hockey pensi al Canada, pensi al Minnesota, pensi certo. a stati freddi, non sicuramente a Miami. Però sai, la parità nelle leghe americane è tale che se tu lavori bene nel draft e lavori bene sul mercato, la squadra vincente la puoi creare ovunque. Eh certo, sì sì, chiaramente, insomma, parità per quanto riguarda l'agonismo sportivo, e poi come hai detto tu le condizioni di vita, la qualità della vita altissima di Miami, che attira naturalmente i professionisti e le loro famiglie. Matteo, io ti ringrazio tantissimo davvero per questo bel approfondimento dedicato agli Stati Uniti. Come sempre, insomma, quando si parla di Stati Uniti io ti chiamo in causa, lo faccio davvero con grande piacere, perché tu poi hai avuto anche l'occasione di viverli proprio in prima persona, di partecipare, di commentare il Super Bowl, quindi è un'esperienza diretta che veramente ci arricchisce. Grazie a Matteo Gandini. Grazie, buona giornata. Grazie.